7 giugno 1848. Nasce a Parigi Paul Gauguin, l'artista dai colori accesi, amante delle isole e dei mari del sud e delle atmosfere esotiche. Da prima impressionista, il suo stile evolve verso forme semplificate, colori puri e piatti, assenza di prospettiva. La sua nuova maniera di dipingere, che verrà poi chiamata sintetismo, non trova grande mercato. Gauguin stenta ad affermarsi e ha sempre gravi problemi economici. Il tema a lui caro resta l'armonia tra la natura e gli esseri umani, che identifica con la vita essenziale delle popolazioni primitive. Amico di Van Gogh, Gauguin trascorre alcuni mesi lavorando con lui ad Arles, ma il loro rapporto è troppo conflittuale e finisce con una lite furibonda che porterà Van Gogh a tagliarsi un orecchio. Gauguin trascorre gli ultimi anni della sua vita nell'isola di Ivaoa, nella Polinesia francese, dove muore nel maggio del 1903. Quando nel 1895 Gauguin decide di stabilirsi definitivamente a Tahiti, la sua vita è giunta all'ultima scelta, sia umana che artistica. Immaginatevi, scrive a un amico, una grande gabbia di bambù con il tetto di paglia, per terra delle stuoie e il mio vecchio tappeto persiano che ho portato dall'Europa. È malato. Sente avvicinarsi la morte che darà finalmente una sosta alla sua vita inquieta. Ma prima di morire esegue la sua composizione più vasta. Ho voluto dipingere una grande tela che avevo in mente. E per tutto il mese ho lavorato giorno e notte, febbrilmente. Vi ho messo, prima di morire, ogni mia energia, una tale passione dolorosa in circostanze terribili e una visione talmente netta, senza correzioni, che il motivo sparisce e ne nasce la vita. L'opera si intitola Da dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo. Gauguin muore poco dopo. Comincia la sua leggenda.